no Brindisi, Brindisi. Brindisi. Ok, un professore di italiano in una lingua, in una classe di stranieri che studiano l'italiano. Il film e i vari registri che il film usa per raccontare questa storia poi si diventa qualcosa di diverso, quindi la realtà fa un ingresso a gamba tesa dentro la finzione. Rispondi, Mahmood. Rispondi. Sì, scusa, no. Sì, pronto? Puoi stare seduto anche. Il confine labilissimo tra personaggio e persona qui è stato veramente sgretolato, come ho detto prima, in una maniera violentissima e improvvisa. Tant'è che neanche me ne sono accorto. Sì, questi allievi continuano a seguire. È stato un bravo insegnante, intanto presentati, tu chi sei? Bravissimo, bravissimo, nostro insegnante bravissimo, non posso dire altro. Non dire altro, non va benissimo così. Bravissimo. Però devi parlare bene perché sennò sembra che non abbiamo imparato niente. No, però imparare non finisce mai. Che è successo? Mio permesso di soggiorno è scaduto, ho chiesto a rinnovarlo ma mi hanno detto no. Io sto in Italia, no? Allora dobbiamo andare, io devo andare a scuola, ancora più imparare la lingua italiana. Così per me è importante anche per altri. Posso chiedere una cosa? Posso fare l'esame? No, senza permesso l'esame non te lo fanno fare. Se a te va puoi continuare. Sì, mi fa, ma... Come ci siamo conosciuti mentre giravamo, poi tutto quello che ci ha dato questa esperienza qui, almeno io me la continuo a vivere giorno per giorno. Ti va di venire a scuola? Sì. Poi per l'esame si vedrà, intanto vieni. Non mi hai detto niente, non dico niente a nessuno, ok? Ok, grazie. La grossa, diciamo, novità di un film così è che all'interno di un film uno ha il coraggio di farsi le domande di quanto serve fare quello che facciamo noi quando davanti c'è una realtà così talmente potente, talmente forte che è quasi impossibile raccontare, capito? Vabbè. Vabbè. Cosa manca? Manca tanto. Ancora tanto, è quasi paradossale perché poi le dinamiche di quest'epoca sono state già vissute 150 anni fa e mi sembra che oggi ci sia più paura di allora, anche se allora pure fu molto difficile, quindi mi sembra che abbiamo bisogno di un bel aggiornamento, diciamo, una versione 2.0 dell'essere umano rispetto a questi temi qua. Ci siete? Sì. Guardi qua. Ragazzi, allora che voto gli diamo a Valerio? Che voto gli diamo? 100%. Non manco. Lui non è insegnante, non è attore. Sì, è quello. Non è un attore. Sì, una persona, è quello.